Ciao. Allora, mi è appena arrivato il pacchetto da Dio Network Face, ordinato più o meno un mese fa. E niente, adesso vado a aprirlo. Ormai penso che conosciate tutto Dio Network Face. Ho avuto, diciamo, non proprio un po' di problemi, però diciamo che non sono stata molto contenta del rapporto, diciamo, cliente-venditore. Perché mi è capitato di scrivere delle mail per sapere, insomma, il pacco, se era arrivato l'ordine, se il pacco quando veniva spedito, insomma, eccetera, eccetera. Non mi hanno risposto più per dei giorni, poi mi hanno risposto, abbastanza scocciati. La ragazza so che ha dei problemi di salute e su quello va bene, non c'è, cioè, niente da dire. Mi ricordo una mail gli avevo scritto quando veniva spedito il pacco perché sul sito c'era scritto che era stato pagato, cioè era stato effettuato il pagamento, ma non era neanche ancora stato spedito dopo più o meno 2 settimane. E lei mi ha detto che insomma aveva questi problemi di salute, eccetera, eccetera. Dopo 3 giorni mi ha di nuovo mandato una mail dicendo che il pacco era già stato spedito da parecchio. Boh, comunque. No, giusto per dirlo, perché insomma va bene, mi dispiace che ha dei problemi di salute, però voglio dire, se ci sono tutti questi problemi con le spedizioni, magari forse è il caso di bloccare un attimo il sito. Comunque vado ad aprire il pacchetto, ho preso un pochino di sample e vi faccio vedere. Allora, questo è il mio ordine. Ho comprato un kit che fa parte dei Try Me. Praticamente c'è dentro un shadow primer di quelli totalmente naturali e 10 sample di ombretti a scelta e costa 5 dollari. E poi ho preso il Fix It, che è praticamente come la nebbia fissante di Neve Makeup. Ho preso la confezione, quella più piccolina, proprio per provarlo. Il prezzo di questo non me lo ricordo, però magari ve lo metto nell'info box. Allora, i sample sono questi, già ho visto una cosa che non mi piace per niente, ma mi fa alquanto incacchiare veramente, perché adesso vediamo se riesco a farvela vedere per bene. Allora, questi sono i 10 sample di ombretti che ho ordinato e vi faccio vedere il primo. Allora, il primo sample è questo qui, vediamo se riesco a farvelo vedere bene. No, secondo me non si vede niente, cioè è vuoto praticamente, non c'è prodotto. Ma zero proprio, ecco, ora si vede. Questo è un sample di ombretto? A casa mia questo qui è una bustina sporca di ombretto. E già qui mi girano, perché voglio dire, i sample sono sample, ma non prendiamoci per i fondelli, perché questo a casa mia non è un sample. Questa è una bustina sporca di ombretto. Non so se voi ditemi cosa ne pensate, ma qua. Prodotto c'è, cioè, come vedete, non ce n'è assolutamente. Questo comunque era il Twilight e questo probabilmente finirà nella spazzatura perché non si riesce neanche a intingere il pennello. Dove lo intingo? Boh, comunque. Ok, questo è un altro sample e questo vedete che, cioè, vedete che differenza che c'è? Questo è Rainforest, vi volevo far vedere un attimo la differenza perché sennò sembra che sono io. Allora, questo è vuoto. Ma totalmente vuoto, cioè proprio una presa per il culo, scusate la parola, ma quando ci vuole ci vuole. Questo invece è pieno, vedete? Qui l'ombretto c'è, è un sample, ma l'ombretto c'è, ok? Scusate, mi era suonato il campanello. Stavo dicendo, comunque quello lì era praticamente l'ombretto vuoto. Questo è un altro, e anche questo devo dire che è vuoto. Questo è The Tempest, cioè io veramente no. Siamo messi così con i sample, è completamente vuoto, cioè vedete? Qui è Subdued, anche questo è vuoto praticamente. Cioè io praticamente ho comprato le jar per mettere i sample dentro. E voi capite che le jar non servono assolutamente a nulla perché non c'è prodotto da metterci dentro, voglio dire.
qua andiamo leggermente meglio. Questo è Midnight Purple, Eye Shadow, ed è un viola. Qui vedete un po', ce n'è un pochino. Questo è Earl Grey, e qui ce n'è un altro pochino. Questo pure è praticamente vuoto. Come vedete, Evening Orchid è un violetto, cioè questo addirittura è aperto, come vedete, fantastico. Questo è l'ombretto che ci dovrebbe essere dentro, questo è Pink Bubblegum e anche qui è vuoto praticamente. Questo c'è leggermente un accenno di sample, questo è Deep Still Teal. E questo è vuoto praticamente, è Pearl Grey. Cioè, allora, mettiamoci un attimo d'accordo. Io ho pagato 5 dollari per delle bustine sporche. A me queste cose mi fanno veramente incazzare, ve lo dico sinceramente, proprio fuori dai denti. Cioè, io ho pagato 5 dollari e sono una cacchiata, perfetto, però i sample devono essere sample, cioè la quantità deve essere giusta, cioè c'è un pochino di differenza tra questo e il primo, cioè a casa mia sì, cioè, a casa mia questo è vuoto e questo c'è un po' di sample. Cioè, prendiamo per esempio, ora lasciamo un attimo stare i prezzi, voglio dire, prendiamo un attimo i sample di trucco minerale. Non sono assolutamente in queste condizioni, cioè, non, cioè la quantità vi sembra questa? Cioè, a me mi sembra veramente una presa per i fondelli. Quindi, anche in questo caso, io contatterò assolutamente Dion Natural Face e questo vi devo dire che è già il secondo ordine che faccio dall'estero di pigmenti che mi fa incacchiare in questa maniera qui. Perché con Mineral Will Work For You, anche lì ho pagato anche di più. Poi c'era una jar difettosa. E gli ombretti non corrispondevano assolutamente, cioè lì andavamo bene come le quantità, cioè le quantità erano dei sample, solo che c'era il piccolo problema che i colori non c'entravano una mazza. Qui invece parliamo di quantità, cioè questa bustina è sporca, è anche aperta, infatti mi sporco le mani, cioè questi, io ho praticamente comprato delle jar per niente. Perché io, cioè, voi spiegatemi io come faccio a riempire una jar con quantità di questo genere. Con cosa le riempio? Cioè, uno fa così, di solito dovrebbe scendere il prodotto. Questo è il prodotto che scende. Fantastico. Bene, ora mi voglio divertire un po' a vedere cosa mi ha mandato di omaggi. Perché mi viene veramente da ridere. Cioè, omaggi di cosa? Sì, vabbè, Dion Natural Face. Qui c'è Twilight Shadow, che è praticamente lo stesso che mi ha mandato, e sono praticamente tutti e due vuoti, quindi non so, forse con due riesco a fare un mezzo sample, probabilmente. Qui anche questa è una bustina sporca di Powered Cocoa, che è un marroncino, una cosa del genere. Qui a Midnight Plum, che è lo stesso che ho ordinato io. E basta, giusto? Sì. E un cazzillo inutile. Ok, allora, questo era il mio ordine, che veramente mi viene proprio da ridere, perché sinceramente mi viene proprio da ridere. Io non so, purtroppo non si vede bene. No, così penso che si veda. Questo è un loro sample. Cioè, ditemi voi cosa ne pensate. Io sinceramente sono senza parole. Ero senza parole la volta scorsa con i colori che non corrispondevano. E lì mi sono girate le balle. Ma qua veramente mi girano vorticosamente perché ora farmi prendere per i fondelli non mi va. Questo è un loro sample. So che cambiano i sample, cioè le...
il peso specifico, perché ogni pigmento ha un suo peso specifico, quindi probabilmente, vedete, questo è diverso, ce n'è un po' di più, pesa meno. Però voglio dire, pesano tutti in quella quantità lì? Cioè, sono tutti vuoti in questa maniera? Cioè, queste bustine sono tutte vuote. Non so, io... vedete del prodotto in questa bustina voi? A me sembra sporca. Questo è proprio fenomenale, questo è proprio sporco e basta. Sì, comunque vi saprò dire. Voi, se, cioè, se mi seguite, sapete io quanto sono sincera e quanto proprio dico le cose in faccia e come stanno. Cioè, sinceramente, solo perché la maggior parte delle persone ha parlato bene di All Natural Face, non devo parlarne bene per forza anch'io. Specialmente in questo caso qui dove non c'è assolutamente niente di cui parlare bene. Quindi ora contatterò assolutamente immediatamente la venditrice facendogli presente il mio problema qual è e sicuramente facendogli anche qualche graziosissima foto per fargli vedere il sample che lei mi ha mandato. Bene, dunque per quanto riguarda le swatch mi sembra alquanto inutile farvi le swatch perché se io faccio le swatch finisco praticamente gli ombretti visto che sono vuoti. Tra l'altro penso che, non so, o ve li cioè non trovo l'utilità di questi ombretti, cioè la quantità che se ne riesce a usare quant'è? Una volta? Forse? Boh, cioè, forse una volta. Non so sinceramente cosa farci, in questo momento mi viene voglia di buttarli via, anche perché tanto ho pagato 8 dollari che sono 6 euro, sinceramente tenere della roba inutile e sporcarmi le jar per cosa? Per delle bustine sporche? Oh. Questo è veramente fenomenale. Cioè, una foto di questo gliela devo mandare assolutamente. Va bene, per oggi direi che mi sono arrabbiata abbastanza. Vi faccio sapere comunque se ci sono degli sviluppi e alla prossima.